Io penso di sì, come tutte le cose vanno maturate e gestite culturalmente in maniera adeguata. Abbiamo visto degli abstract, ad esempio, sulla gestione delle pazienti con terapia adiuvante del carcinoma della mammella, se venivano seguiti in maniera tradizionale o legati a social network e si è visto che c'era una maggiore compliance ai trattamenti. Erano 100 pazienti in tutto, però voglio dire, è qualcosa dalla quale si vuole partire. Social network come Twitter, per esempio, sono molto utili, rappresentano per le pazienti un punto di riferimento perché permettono di attingere informazioni direttamente da quella che è la fonte molto spesso, e per i medici secondo me è un momento di confronto molto molto rilevante, e quanto più il social network permette l'interazione e non la semplice fruizione di quelle che sono le novità terapeutiche, le novità diagnostiche, tanto più il metodo di comunicazione è valido, perché permette di portare tutti gli specialisti alla stessa conoscenza di quelle che sono le ultime informazioni riguardo alla loro materia. Il nostro gruppo, gli specializzanti, hanno organizzato ad esempio una serie di chat su WhatsApp che sono dedicate ciascuna ad uno studio clinico specifico, per cui ogni comunicazione di quello studio passa per questa rete su WhatsApp e diventa un momento non solo di aggregazione per chi segue direttamente quello studio, ma anche di conoscenza per tutti gli altri specializzanti e tutti gli iscritti alla lista di distribuzione, che ha rappresentato un vantaggio enorme. Abbiamo notato che c'è stato il superamento di qualunque altra performance in termini, per esempio, di reclutamento dei pazienti, perché tutti, essendo informati, hanno potuto fornire in maniera molto semplice il loro contributo, semplicemente avvertendo: oggi ho visto un paziente con queste caratteristiche, contattatelo. In passato questo spesso non accadeva, i pazienti si perdevano per una serie di difficoltà di comunicazione all'interno. Assolutamente sì, la guarderò oramai. Il tweet è diventato parte integrante della nostra vita, e la possibilità poi dopo di collegare il tweet con Facebook e gli altri social network, un modo anche, diciamo, per interagire con colleghi e pazienti, e sono assolutamente favorevole a questa nuova forma di comunicazione. Essenzialmente il gap è dovuto alla tecnologia, al fatto che la tecnologia è più sviluppata negli US e negli altri paesi, e comunque c'è una sensibilità maggiore da parte di queste popolazioni. In Italia un po' meno, però credo che nel giro di poco tempo potremmo colmare il gap, perché oramai anche da noi i social network, gli smartphone rappresentano, come dire, la nostra vita quotidiana. E soprattutto le nuove generazioni. Ho conosciuto questo strumento da 1 o 2 anni e ho iniziato ad apprezzarne le potenzialità, dapprima con un po' di perplessità, diciamo, un po' di più che altro ignoranza sulle reali potenzialità. Però poi in effetti è diventato uno strumento che uso per ricevere e per produrre informazioni anche sui temi scientifici e sui temi di lavoro. Quindi ritengo che sia uno strumento potenzialmente importante. Come tutti gli strumenti, va usato nel modo giusto. Anche per quanto riguarda il discorso di Twitter come strumento di segnalazione degli studi clinici, sì, può essere un'esca che serve poi però a ricondurre poi il dialogo e appunto l'informazione precisa sui binari che sono quelli standard, vale a dire quello dell'informazione che il paziente deve chiedere e deve ricevere dal suo medico curante, dall'oncologo che lo prende in cura e che sa i dettagli sulle sperimentazioni che può offrirgli oppure che possono essere offerte presso altri centri.
Sì. E noi lo vogliamo fare. Sì. Io ho un account Twitter per quello che riguarda la divisione di oncologia toracica dello IEO che dirigo a Milano da un anno e mezzo. E il mio obiettivo era quello di dare in anticipo, con la mia conoscenza precoce di dati scientifici, di dare delle informazioni a dei follower. Il vero problema è che non trovo follower, cioè chi mi segue. Se la gente vuole sapere cosa mangia Brad Pitt, segue Brad Pitt, ma sapere che abbiamo tirato fuori dei dati importanti di uno studio che possa cambiare la loro sopravvivenza, la sopravvivenza di chi è malato, è un dato importante, ma bisogna capire poi come realizzare quel discorso di gente che ti segue. Cioè, il problema è i follower, oppure tutto quel sistema che rilancia il dato. Peraltro ritengo che il dato di Twitter non sia esaustivo, cioè qualche cosa che poi può muovere ulteriori valutazioni, approfondimenti, studi, anche per quello che riguarda il lavoro della comunicazione scientifica. Il problema è cercare di capire chi deve seguire chi.